Un accordo che suggella un'unione concreta che vuole contribuire ad affrontare con le armi della competenza il futuro che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi ed anni. Il rinnovo della convenzione tra Università di Udine e Fondazione Friuli, che ha messo a disposizione 800.000 euro, è un tassello importante nella formazione dei postdoc d'Ateneo, ma non solo. Finanzierà 5 assegni postdottorato declinati sulle priorità del Recovery Plan, 20 borse di studio nei due centri tecnologici in cui l'Ateneo è impegnato, il Lab Village di Udine e la Lean Experience Factory 4.0 di San Vito al Tagliamento, oltre al completamento dei laboratori del Lab Village, su cui Fondazione ha investito più di 1 milione di euro. Contribuirà poi al potenziamento del placement attraverso nuove risorse destinate ad avvicinare al mondo del lavoro i neolaureati, in particolare quelli con titoli che richiedono tempi maggiori per il collocamento lavorativo. Prima di tutto vorrei sottolineare l'approccio dinamico che abbiamo dato al rinnovo di questa convenzione. Il riferimento è lo scatto verso il Recovery Plan, e questo perché la possibilità che ci offre il Recovery Plan caratterizzerà l'immediato futuro e anche il futuro di medio termine. È un'opportunità irripetibile. Dobbiamo fare di tutto per meritarci i fondi che possono arrivare in Friuli da questo provvedimento, e per fare ciò è necessario anche procedere alla formazione di figure professionali che possano esprimersi proprio su quei temi. I termini di novità sono importanti, soprattutto se si pensa all'attività rivolta al PNRR, cioè alle missioni previste dal PNRR, a cui abbiamo deciso di assegnare dei fondi per finanziare dei progetti di ricerca, in realtà degli assegni di ricerca per postdoc di giovani ricercatori che svilupperanno assieme ai nostri ricercatori programmi di ricerca proprio in linea con quanto deciso e stabilito con le mission del PNRR. Mette insieme la Fondazione Friuli e l'Università di Udine a rafforzare progetti su cui da molti anni si sta lavorando, e non parliamo solo di laboratori, ma parliamo in particolare di diritto allo studio, parliamo di innovazione, parliamo di percorsi che possono accompagnare l'Italia e la nostra regione dall'uscita dall'esperienza Covid.